Allora, nuova impostazione DJ Weekly, un DJ Weekly più veloce che parlerà della settimana che c'è stata, ma anche della settimana futura. Quindi non mettetevi troppo comodi perché andremo veloci. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Una settimana particolare, quella che è passata, una settimana non meno importante delle altre, nonostante diciamo che da un punto di vista di novità fumettistiche per me c'è stato veramente poco, ma una settimana in cui ho finito Neon Genesis Evangelion, quindi una settimana molto molto interessante. Ho finito la lettura del manga, adesso voglio approcciare a la serie TV, come mi hanno detto sul gruppo Telegram che devo fare per forza, e poi approcciare anche a quelli che sono i film che mi pare stanno tutti quanti su Prime, una cosa del genere, e mi hanno detto che lì ci sono strade, hanno preso strade successivamente un po' differenti. Comunque interessante come esperimento cross-mediale di questo tipo, perché effettivamente quando, perché ho già sbirciato il primo film, quello che sta su Prime Video, quando ti rivedi le prime scene con gli effetti sonori, il parlato, è veramente molto molto interessante. Ah, a proposito, la serie Netflix mi hanno detto che è stata ridoppiata dopo qualche protesta dal doppiaggio diretto da Cannarsi, perché era un po' troppo complicato come eloquio, possiamo dire eloquio quando si parla di Cannarsi. Quindi è un po' più comprensibile ai più. Ma bando alle ciance, entriamo subito in argomento. Una settimana in cui devo ringraziare innanzitutto gli iscritti. Purtroppo non mi sta a funzionare YouTube, non so per quale motivo qua, e non riesco a vedere gli iscritti, a fare uno screen al volo, perché lo faccio sempre all'ultimo minuto, perché allora, eccoli qua. Adesso li faccio vedere subito con un bello screenettino. Allora, gli abbonati, ringraziamo gli abbonati come sempre, perché mi offrono il caffè. Chi ti offre il caffè va sempre ringraziato. Balance, The Harmony e The Sentinel, che stanno al primo mese. Banditi XP, che è appena entrato al secondo. Robby Halle da 5 mesi, perché stanno storti. Giuditta Loferne da 2 mesi. Poi Antonio De Rosa, Matteo Iumatti, Yubatti, le Two Horizon da 3 mesi, Giancarlo Di Domenico, Mirko 88, Alessio 01 da 5 mesi, Lallo Ruggeri da 6 mesi, Antonio Guacci, Andrea P e Flip 80 Full da ben 7 mesi. Grazie mille del caffè, è una cosa che apprezzo molto. Parleremo anche un po' di alcune cose, non vediamo l'anteprima insieme, ma di alcune cose che mi hanno colpito di anteprima, perché è giusto parlarne. Ma prima di parlare di anteprima andiamo per ordine. Parleremo di Bonelli, poi di anteprima barra manga e cose che sono successe la settimana. Qua sotto ci metto il sommario, quindi potete skippare le cose che non vi interessano. Questa settimana sarà una settimana ricca di uscite molto interessanti. La prima di tutte è questa qui, senza ombra di dubbio, dopo un lungo silenzio, ristampato, incartonato, grande formato, io già ce l'ho in PDF lettura e in bassa risoluzione, ma ho praticamente l'introduzione, che è forse la cosa più importante, di Barbara Baraldi, la sua prima introduzione ad un fumetto da fumetteria, ad una ristampa da fumetteria. Inoltre, questo volume include anche tutta la sceneggiatura di Tiziano Sclavi, che è una cosa veramente fantastica da avere e da riuscire a tenersi. Dopo un lungo silenzio, è uno dei numeri più emblematici degli ultimi anni. Questo mi pare che è uscito tipo 4-5 anni fa, forse qualcosa di più. Forse più 5 che 4 anni fa. Però comunque, Sclavi e Casertani, una bella storia. La voglio rileggere in grande formato. Ho chiesto a Monelli la possibilità di avere il volume, così ve lo faccio vedere fisicamente, ma anche di avere qui con noi Barbara Baraldi. E
Franco Busatta. Vediamo se ci riusciamo. Comunque, questa settimana, il 23, esce questo. Poi, altro volume che ho in digitale, si tratta di una ristampa dei romanzi a fumetti Bonelli, La corsa del lupo di Gigi Simeoni, un'altra storia di Gigi Simeoni fatta dall'A alla Z, soggetto, sceneggiatura, disegni, copertina. Racconto pseudo-storico che c'ha veramente il suo perché. Lo devo leggere, sono 336 pagine a colori, esce il 26. Non so quanto, però devo assolutamente leggerlo, ce l'ho in digitale, così poi vi dico se effettivamente è un Gigi Simeoni in palla come ci ha abituato. Di questo ne abbiamo parlato, esce questa settimana il 23, Gli eroi in drago nero, Alben, la storia di Stefano Vietti, che va molto a braccetto con il numero che è uscito oggi. Che è uscito oggi, che è uscito questo mese in edicola di Dragonero, e va anche a braccetto col numero uno degli eroi, quello dedicato a Jan. Più che altro perché ci sono due luoghi comuni, ma comunque, se volete vedere, c'è il video sul canale. Poi, Madonna, è una corsa, esce il Balenottero, La via dei boschi di Vietti, Enoch e Ecker, non so, scusami, non so come si pronuncia il cognome, con i disegni di Antonella Planato, Bormida, Pueroni, e Buscaglia. Copertina, come al solito, di Matteoni. Una copertina di un Dragonero classico. Contiene gli episodi Il fascino del male, Il tocco che uccide, Il patto della strega e L'orrore di Teoan, che sono tutti quanti episodi, ovviamente, della serie classica. Continua questa ristampa in Balenottero, che vi vorrei far vedere se non lo conoscete. Eccolo qua. Ho avuto la possibilità, Bonelli mi ha dato la possibilità, scusate, mi sono portato dietro anche le regine nere. Ho avuto la possibilità appunto di avere il primo di sti balenottri. Sono balenottri così grossi, costavano allora, adesso mi sa che sono rincarati, costavano allora 16 euro, erano un modo migliore per riuscire a reperire le storie di Dragonero. Migliore perché? Perché sono numeri, perché sono nuovi, però ti perdi le copertine bellissime di Matteoni, di questi numeri, e soprattutto andare sull'usato, per quanto riguarda Bonelli, conviene sempre, quindi rischia che gli stessi numeri li trovate sull'usato. Oh, io ve lo dico, questo è comodo, prendete, leggete, belle storie. Però potete risparmiare volendo. Il 24 esce in edicola, quindi non so quando lo vedremo effettivamente. L'ultimo numero del team up Dragonero Conan. Io ne ho parlato allo sfinimento sul canale. Non aggiungerò una parola su. Finisce la storia. Parleremo della storia e non credo dell'operazione, perché a questo punto aspettiamo anche che esca il cartonato. Vi ricordo che sul sito, recensioni.tv, sul mio sito, ci sono appunto questi articoli sull'anno 2024 di Tex, che cosa accadrà e che cosa non accadrà, con tutte quante le copertine in video, le copertine, le tavole in video. Poi l'anno di Dragonero, quindi andatevi a ritrovare lì, anno di Dragonero particolarmente interessante, credo. Non ci hanno detto tantissimo, ci hanno detto tantissimo. C'è una mancanza importante, che è lo speciale Dragonero di Luca Enoch e Max Dall'Oglio. Credo che abbia avuto un ritardo, non lo so, ce lo possono dire loro. Assolutamente non è stato cancellato, si farà, però poi vedremo. E poi c'è il 2024 di Martin Mister, fumetto che non seguo da vicinissimo, che ho seguito tantissimo. È stato il fumetto Bonelli che mi ha portato in Bonelli, a leggere in Bonelli. È stato il fumetto che mi ha spostato la mia attenzione da Topolino. Quindi per me è un grandissimo lavoro il lavoro di Alfredo Castelli. Adesso un po' meno, ho altre priorità di lettura spesso. Però quest'anno ci sarà una cosa importante che vorrò assolutamente vedere, che è la storia in quattro parti ideata da Adriano Barone e che andrà a
scrivere un team up su due testate diverse, praticamente ci sarà questa storia che inizierà su Martin Mister e proseguirà e terminerà su Nathan Never. Martin Mister e Nathan Never hanno già fatto numerosi team up, numerosi incontri, e sono tutti quanti molto molto interessanti. Quindi vorrò proprio vedere come sarà questa cosa. Lunedì tornate sul sito di Bonelli perché ci sarà l'anteprima di Zagor e settimana prossima probabilmente ci saranno le anteprime di Dylan Dog, Dampier e Nathan Never. Probabilmente soltanto di due di questi tre. Io spero che arrivi quella di Dylan Dog finalmente. Però siamo lì. Se arriva quella di Dylan Dog, la analizziamo bene insieme. Poi, una cosa importante, passiamo ad altro. Adesso passiamo ai manga. Allora, Star Comics ha aperto questa iniziativa, la chiama Speciale Start Kit, cioè se compri il numero uno di questi manga, ti regala la busta, il poster, i segnalibri e la cartolina in PVC. A cavallo donato non si guarda in bocca. Start Kit è uno start kit per introdurti al collezionismo, non alla lettura. Non c'è nulla in questi kit che mi possa facilitare la lettura se non i segnalibro. Va bene, ripeto, a cavallo donato non si guarda in bocca, ma è un indizio importante di dove sta andando. L'editoria ha un ulteriore, quasi una prova, lo sta andando l'editoria. Si cercano i fuochi d'artificio, le lucine colorate, le immagini ammiccanti per tenere il lettore. Vedremo, vedremo. Anche perché ci sono alcuni titoli che mi interessano, tipo questo Crucifix ha spopolato su TikTok. Può essere un motivo di. Io l'editoria fumetti non la capisco più. Cioè, che abbia spopolato su TikTok? Che motivo di merito è? Boh, vabbè, comunque, ok. Cioè, ha spopolato pure il. Pure i gatti spopolano su TikTok. Però vabbè. Aula alla deriva, il capolavoro di Kazuo Umezu, però questo mi intriga un po'. Non ho idea di che cosa sia, ma quello stile di disegno mi intriga. Ma vedremo, vedremo. Gli altri due, sinceramente, no. Non mi comunicano nulla. Fondamentale, proprio ieri sono usciti i vincitori del 69esimo Shogakukan Manga Awards, che è il concorso, diciamo il premio all'interno appunto di tutti quanti i manga di Shogakukan, che per chi non lo sapesse è credo la più grossa casa editrice al mondo, penso di sì, credo seconda, so no, se se seconda sia la Kodansha e Shogakukan è la prima, una cosa del genere. Quest'anno c'è stata una novità importante. Prima le premiazioni erano divise per target, quest'anno non più. Quindi hanno premiato quattro opere prese dal calderone totale, non le hanno divise per target. Questa è una bella novità. E forse anche indice che i target. Boh, ditemelo voi. No, perché se parlo io. Ci svelo un po'. Ditemelo voi. E indice che i target. Perché nel premio maggiore che Shogakukan dà ai suoi mangaka, rimuove appunto la selezione per target. Per tipologia praticamente, no? Ho visto, se lo vedete, c'è proprio la sezione su Wikipedia di questo premio, c'è tutto quanto il palmarès, ci sono tutte quante le divisioni per sezione e quest'anno ce n'è una unica. Potrebbe essere una penuria di prodotti di altri target, ma potrebbe essere anche
un rendersi conto che effettivamente è una cosa un po' superata. Vedremo. Non vi ho detto chi ha vinto. Allora, ha vinto Frieren di Yamada e Abe. Io l'avevo letto, ho letto i primi due volumi, poi l'ho stoppata la serie. Non m'aveva convinto. La lettura non mi ha convinto. Io pensavo che andasse in tutt'altro lido, invece. Però, vi devo dire una cosa. Forse è stata un'idea solo mia, eh. Cioè, alla fine i disegni erano stupendi. Poi ha vinto The Elusive Samurai, Shuji The Asobo e Trillion Game. Trillion Game, poi ci farà sapere anche Star Comics che ha vinto Trillion Game. Quindi questi i quattro manga che hanno vinto i premi. Mi pare soltanto due in questo momento siano in Italia, cioè Trillion Game e Frieren. Ma in caso, me lo dite qua sotto. Poi passiamo invece al resto. Questa settimana Zero Calcare si è arrabbiato di nuovo, si è arrabbiato nuovamente. Ogni tanto Zero Calcare ci fa sapere che la stampa mette dei virgolettati che non esistono e lo fa con sagacia. Bravo, però questa volta si è particolarmente arrabbiato. Capita, capita, quando sei così in vista ti mettono. Vabbè. Va bene così, io lo voglio sottolineare perché è anche importante prendersi conto di queste cose qua. Questo qui è un primo schizzo di un bel disegno che farà parte del numero, di un numero di Samuel Stern, il What If. Il What If di Massimiliano Filadoro e Antonio Mlinarić lo ha postato, sta postando un sacco di cose su Instagram di Samuel Stern, evidentemente ci sta lavorando in modo pesante. Vedremo, qui c'è gente che si picchia, che si mena, quindi un what if abbastanza strano. Lì in mezzo c'è Samuel che probabilmente è appena uscito dal Derrylang, si vede l'insegna, perché appunto vede gente che si picchia in strada. Questa settimana è uscito questo qui. Queste foto sono di Federico, il moderatore del gruppo Telegram. Questo qui è il manga degli stessi autori di Killer Inside. The Killer Inside è stato uno dei manga più belli dello scorso anno, che ho letto con più piacere, nonostante il tema molto molto pesante. Però, vi devo dire sinceramente, anche questo, almeno soltanto dai disegni, è bello bello. Vedremo, vedremo. Vi rifaccio vedere un po'. Ce l'ha mandati appunto Federico. Questa settimana Vanna Vinci ha vinto il Romix d'oro. Abbiamo detto sul canale Telegram e anche su Instagram, ve l'ho mostrato. Brava Vanna Vinci. È in pubblicazione in questo momento su Bonelli con il suo Visioni? Non mi ricordo di preciso. Io ho letto il primo numero, è particolare, ne abbiamo parlato nello scorso weekly, quindi non mi ripeto, però molto molto bello. Abbiamo saputo sempre questa settimana che Ryan Otley entrerà nell'Ergon Universe, l'universo dei nuovi Transformers. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Abbiamo saputo la copertina non del prossimo Dylan Dog, quello che vedremo a giorni a fine gennaio, ma di quello che vedremo a fine febbraio. Shock. Poi, Batman, dal 20 gennaio, The Animated Series saranno disponibili tutte le stagioni su Prime Video. Questa qua ci arriva direttamente da Alexandros, sempre sul gruppo Telegram. E poi c'è questa novità particolare di J-Pop dallo stesso autore di Alice in Wonderland e Zombie 100. Io Alice in Wonderland non l'ho letto, ma ho visto, per una volta ho visto il live action. Cioè, succede sempre al contrario, per una volta ho visto il live action e vi devo proprio dire, vabbè, ve lo faccio vedere qua che si vede meglio, vi devo proprio dire che è un prodotto, se escludiamo il finale, molto interessante.
Questa è una miniserie di 3 volumi autoconclusiva, te la vendo in un cofanetto. Ci potrebbe stare, però casomai se qualcuno già l'ha letto, mi può dire se effettivamente può fare al caso nostro o meno. Qualche cosa d'anteprima voglio prendere, perché questa settimana è uscita anche anteprima. Innanzitutto vedremo, questo qui a marzo, l'ennesimo Blind Pack. Batman e Robin 1 Blind Pack, punto di inizio ideale per nuovi lettori in blind, con tiratura variant, tiratura ultra limited, tiratura variant 1 a 1. E non so cos'altro, non so quanto costerà, 7 euro, 56 pagine. Vabbè, Joshua Williamson, Simone Di Meo, vedremo un attimo che cosa sarà. Un punto, un nuovo punto d'inizio, anche questa nuova saga di Tom King con Daniel Zampere. Un punto d'inizio ideale, lo dicono loro, per appunto andare a leggere anche Wonder Woman. E questa cosa dei punti d'inizio di DC è molto interessante, perché comunque anche Marvel c'ha dei punti di inizio interessanti, lo vedremo fra poco, perché comunque ti consentono di entrare, ti accolgono. Poi, una volta che sei entrato e ti inizia a intrigare il personaggio, ti inizi a guardare intorno, cosa che in Bonelli purtroppo è molto difficile. Continuiamo a vedere, anche se su Bonelli Digital cercano di farlo. Purtroppo però peccano sempre in marketing, e quello è il problema. Approfitto del numero 2 di Fantomius volume perché non vi avevo mai parlato di queste storie imperdibili di Disney, Panini Comics. Questa è la ristampa cronologica di tutta l'epopea di Fantomius di Marco Gervasio. 136 pagine a colori, 12 euro. Per chi ama il personaggio e non ce le ha, io ce l'ho tutte, perché le prese hanno a suo tempo, è una ristampa estremamente interessante. Non sottovalutatela. Poi introduco questa cosa qui da st'immagine, già l'avete capito praticamente tutti quanti. Sempre a marzo inizierà una nuova eccitante run dell'Ultimate Spider-Man. Anche da qui si potrà reiniziare a leggere Spider-Man, uno Spidey tutto nuovo, uno Spidey leggibile appunto da questo numero 1, con una serie di Jonathan Hickman e i disegni di Marco Checchetto, quindi due grossi autori. Alcuni già l'hanno letto, per esempio Andrea di Comics già l'ha letto e ha detto che è molto molto interessante, molto bello. Lui l'ha letto in inglese ovviamente. Questo ve lo volevo dire per forza, perché sempre a marzo finalmente ristamperanno The Immortal Hulk. Potevano ristampare quello di prima, hanno deciso di fare una versione deluxe. 248 pagine a colori, 31 euro. Per la ristampa di Avengers 684 e Immortal Hulk 110-2018. Io ce l'ho tutto, una storia incredibile, non ho capito che differenza c'è tra la versione deluxe e quella che ho io, se non qualche decina di euro di più, casomai me lo dite voi. Altro prodotto che voglio vedere dal vivo è la nuova saga di Mattson Tomlin, che è bravissimo, con Liber Meho. Insieme possono fare veramente faville. Infatti, se guardate sta copertina, sta illustrazione è veramente veramente belle. Avicius Circle, vedremo. Sul canale ho pubblicato un è andato lunghissimo pure questo, vabbè, lo vedete a pezzi sul però un sacco di cose. Sul canale ho pubblicato questa cosa bellissima che ha postato Moons Rare Books sul suo profilo Instagram in inglese. L'ho tradotto perché questa qui è la prima uscita di sempre di Berserk nella sua rivista originale. Questo qui l'ha disegnato Miura quando andava ancora alle superiori. Cioè, eccezionale quello che c'ha quest'uomo in collezione.
veramente eccezionale. Non ci fa vedere solo questo, ci fa vedere anche altro. Quindi andate a recuperare il video perché è fighissimo. Difatti, si vede, dai, i vari commenti che c'ha. Vabbè, detto questo, poi mi ero salvato pure queste due cose appunto per dirvi ancora di più che c'era stato il premio, il 69esimo premio Shogakukan. Ragazzi, detto questo, che altro dirvi? Per chi è rimasto tutto questo tempo con me, no, sto weekly, io non sapevo che dire, è durato 25 minuti, però sono stati 25 minuti, secondo me molto molto veloci, pure troppo veloci per i miei gusti. Ditemi voi se così risulta più interessante. Non abbiamo parlato per niente ovviamente di quello che è uscito sul canale in settimana particolare. Approfitto di questi ultimi minuti, chi volesse skipparli li skippa senza problemi, perché sta settimana non sono riuscito a pubblicare moltissimi video, non sono riuscito a fare il video lungo al giorno, i video brevi ci sono stati al giorno. C'è stata una piccola polemica su un video che ho fatto sulla mia idea del political correct. Chi mi voleva capire mi ha capito, chi non mi voleva capire non mi ha capito, perché purtroppo la polarizzazione delle opinioni, delle nostre post-verità, io anche ho delle post-verità, cerco di non averne, ma purtroppo a volte ce le ho pure io. E a volte anche ascoltando si riescono a a comprendere meglio queste cose. E a volte mi capita che i miei stessi figli mi riescano, che uno c'ha 10 anni e l'altra ce n'ha 14, mi riescano ad aprire la mente in modo più interessante, più intelligente di come magari io, che ho un'età molto più alta, riesca ancora a fare. Non ho più quell'elasticità che c'avevo un tempo, ma neanche quella polarizzazione. Appunto, che vi volevo dire? Vi volevo dire questo, non mi sono preparato niente, sinceramente. Vi volevo dire che io continuerò a fare quello che faccio, continuerò a dire la mia anche su argomenti che so che poi mi porteranno a ricevere visite sgradite o attenzioni sgradite, ma non lo faccio per me. Non lo faccio. Lo faccio semplicemente perché tutti devono capire che questo posto è di tutti. YouTube, i social, la dialettica, perché in realtà questa qua si parla semplicemente di dialettica a distanza. Deve essere una cosa aperta a tutti. Non si può zittire nessuno, non si può blastare nessuno, non si può imporre il proprio giudizio a nessuno. Si discute e si arriva a un compromesso. Il compromesso non è una cosa fondamentalmente sbagliata, è sbagliata quando il compromesso è fittizio, ma all'interno di una dinamica sociale pulita, positiva, il compromesso è importante nelle micro organizzazioni come possono essere la propria famiglia e nelle macro organizzazioni come possono essere appunto gli stati o ancora di più all'interno di un piccolo mondo, di una piccola nicchia che è quella dei lettori dei fumetti. Non mi vedrete mai utilizzare parole del tipo l'ho annientato, l'ho bastato, l'ho disintegrato, l'ho distrutto, oppure fare il verso alle persone. Perché è terribilmente triste. Loro direbbero cringe, ma è semplicemente triste. Non avere argomentazioni da ribattere e fare il verso, io lo vedo fare ai ragazzini quando loro effettivamente non hanno gli strumenti. Ma perché appunto loro non possono, non riescono, non hanno ancora acquisito da un adulto pretendo un po' di più. Specialmente se si mette una telecamera davanti e si inizia a registrare. Solo quello, e continuerò a farlo perché tanti che subiscono questo tipo di attenzioni morbose, io sto vedendo dei canali, ragazzi, che allora io ho fatto una top e poi ho fatto quella di Marco, non ho avuto tempo di fare altre top.
Le top vanno bene, sono viste su video interessanti, aiutano anche a ritrovare altre cose. Raga, ma su Twitch ci sta gente che praticamente è un mese che fa vedere soltanto top degli altri. Cioè, io capisco non avere programmazione, ma non mi puoi far vedere soltanto le top degli altri. Basta. È questo che dico, è questo che continuo a dire. Ci vuole una misura in tutto. Vabbè, tanto lo capiremo soltanto noi e quelli che lo vorranno capire non saranno che lo dovrebbero capire non saranno arrivati a questo punto. O magari verranno soltanto per vedere questi piccoli minuti e travisare quello che dico. Un po' come è stato fatto ultimamente. Con una risposta al mio commento, estrapolare il discorso. Io non sono importante come Zero Calcare, quindi non devo fare una storia nella quale ribatto a una cosa del genere, anche perché non c'è neanche autorevolezza in chi l'ha fatto, quindi figuriamoci, ma è triste quando devi manipolare qualcosa per cercare di aver ragione. Noi ci vediamo domani, perché domani c'è un bel video in cui parlo delle nuove edizioni dei manga, delle nuove edizioni anche dei fumetti in generale, però prendo i manga come spunto. Lo so, è criptico quello che ho detto, però prendetela così e domani vi stupirò con un video particolare. Settimana prossima vedremo se ci sarà questa rivelazione sull'anno di Dylan Dog. Ciao belli. Ah, ovviamente, qua sotto nei commenti ditemi che se sto nuovo format con il sommario per riuscire a vedere le cose quando uno li vuol vedere va meglio. Io più breve di questo non riesco a farlo. Comunque, la parte finale la potevate skippare. Ma se siete arrivati fino qua, commentate con microfono. Mi è venuto in mente solo il microfono. Ciao belli.